Amiche e amici di Rossini TV, bentornati a casa Rossini in questa edizione nuova, in questa seconda stagione Slim, nella quale noi in ogni puntata abbiamo un ospite. Oggi però in realtà ne abbiamo due, lo andremo a scoprire fra qualche secondo nel dare il benvenuto ad Antonella Pirini, titolare in lingua Pesaro. Antonella, buongiorno. Buongiorno a voi. E come vedete dall'inquadratura totale abbiamo con noi anche Mirella Paladini, scopriremo dopo, collaboratrice storica di In Lingua Pesaro, e con lei parleremo un po' appunto della storia di questa attività importante. Ma iniziamo con Antonella, come stai? Rilassata Bene, molto contenta di essere qui oggi. abbastanza? Rilassata non è il termine giusto, però potrei trovare altri aggettivi, ma sono contenta. Molto bene, allora noi siamo qui oggi per parlare di In Lingua Pesaro. In Lingua è un'attività che tutti nella vita abbiamo comunque in qualche modo sentito, è sinonimo di corsi di lingue straniere. E tu te ne occupi da più di 10 anni, ma la cosa rilevante è che nella tua famiglia questa è l'attività storica. I tuoi genitori, mi dicevi e mi raccontavi, l'hanno fondata addirittura nel 1968. Infatti, è motivo per il quale sono molto contenta che Mirella oggi sia qui con noi, perché ecco, Mirella ancora prima di me ha cominciato a lavorare all'Inlingua. I miei genitori, mia mamma e mio papà, hanno fondato la Inlingua di Pesaro già nel 68. Inlingua è un network internazionale, quindi c'è in tutta Italia. Mia mamma veniva dalla Inlingua di Ancona, come segretaria di Inlingua di Ancona ha deciso appunto di portare avanti quella di Pesaro insieme a mio padre. E come tu dicevi, appunto storica, perché comunque incontro tante persone anche della mia età o più grandi che dicono: io ho fatto dei corsi di lingua, di inglese o di tedesco da voi. E io volevo fare tutt'altro. Sì, infatti era un appunto, quando noi facciamo una breve chiacchierata di solito con i nostri ospiti prima, mi ero preso un appunto, l'avevo messo tra virgolette, in effetti non voleva, questa era proprio la frase che mi hai detto al telefono. Sì, non volevo perché ho sempre visto i miei genitori prendere, viaggiare, andare in Svizzera, la casa madre della Inlingua è in Svizzera, e andare in Svizzera per congressi, oppure lavorare tanto fino a tarda notte, tornare a casa la sera tardi, quindi cene tardissime. Ripeto gli stessi errori loro, tra l'altro, ripetiamo anzi gli stessi errori loro. Però io volevo fare tutt'altro, volevo viaggiare, volevo sicuramente fare una strada che fosse la mia. E cosa che poi ho fatto, ho lavorato nelle organizzazioni non governative, tutte le estati facevo l'assistente turistica all'estero. E quando nel 2007 sono tornata dallo Sri Lanka, dopo lo tsunami ero stata in Sri Lanka, dopo un anno lì sono tornata, mi sono appoggiata a casa dei miei a Pesaro appunto per quell'estate e mi hanno chiesto di aiutarli per un breve periodo a scuola, visto che loro desideravano orientarsi solo sulla sede di Lingua Pesaro e non più anche su quella di Rimini. Ho iniziato questo, mi è piaciuto tantissimo e ho visto che c'erano tante cose tanti progetti, tante cose nuove che potevo fare, l'ho vista come una nuova sfida e anche il desiderio di tornare nella mia città natale. Ero andata via da Pesaro a 19 anni, ero andata a Roma e poi fuori all'estero, e tornare a Pesaro e stare vicino ai miei cari e ai miei amici mi piaceva molto questa idea. Insomma, hai fatto una scoperta, sei arrivata, hai mai chiesto poi ai tuoi genitori se dentro di loro un po' covava il desiderio che questo succedesse quando ti hanno chiesto temporaneamente di fermarti qualche giorno? Sicuramente loro in quel momento lo desideravano tantissimo, e poi col passare del tempo, ecco, quando hanno visto quanta dedizione ci mettessi e quanto impegno, si sono sentiti di dirmi: scegli tu, adesso, insomma, decidi tu. Ormai era fatta, Certo, ormai ormai. c'è tutta la nostra voglia di crescere, di andare avanti, di portare avanti nuovi progetti, scoprire cose nuove, aumentare la qualità, quindi diciamo È che arrivato tutto al momento giusto, insomma. Probabilmente esattamente, le cose sono andate come dovevano andare. con una forzatura magari preventiva sarebbe stata qualcosa di diverso, vissuta peggio, vissuta male, invece così è andato tutto liscio e adesso, insomma, credo che si vede nei tuoi occhi la soddisfazione di esserci e di star facendo la cosa giusta. I tuoi genitori sono comunque ancora coinvolti, ci sono. Papà è ancora il legale rappresentante di Lingua Pesaro, la mamma chiede sempre come va.
però diciamo che lasciano spazio sono contenti, ai giovani, esatto, sono contenti esatto, e lasciano esatto. spazio a noi. Esatto, esatto. E dicevo, riflettevo, è stata una molto lungimirante la tua famiglia, perché è proprio del 68, lo stesso anno, la fondazione a Berna, no? Per distacco da una precedente, da un precedente network. Sì, loro hanno proprio deciso immediatamente dopo che il lingua deriva da una scissione che c'è stata da una precedente scuola che era Berlitz e poi ecco un gruppo di licenziatari, quindi dissidenti, hanno deciso di aprire una nuova società, una nuova situazione dove i titolari della scuola fossero appunto titolari della propria scuola, ma con un marchio che comunque desse garanzia di qualità, che desse garanzia di un metodo, di una struttura di ricerca didattica. E quindi la mamma con l'aiuto di papà o tutti e due insieme, ma la mamma è sempre stata, poi Mirella saprà dirlo più di me, la signora Pirini, come la chiamavano a scuola, ha veramente messo anima e corpo in tutto con una grande eleganza che devo dire le riconosco e le invidio, con una grandissima eleganza è riuscita a portare avanti piano piano una piccola scuola e renderla sempre più forte, sempre più grande. Tra l'altro anche gli svizzeri sono stati bravi, perché l'idea del network impostata così era modernissima, cioè è attualissima oggi, parliamo del 68 e non a caso, insomma, 44 paesi, 4 continenti, 355 sedi, insomma. Sì, ci sono tante sedi in lingua in Svizzera, in Germania, in tutto il mondo in realtà, moltissime in Europa, ma non solamente in Europa. E noi italiani siamo molto fieri di questo, che abbiamo c'è un metodo didattico, c'è un materiale didattico che chiaramente si evolve man mano, ma la cosa che distingue la nostra in lingua di Pesaro da tante altre scuole e anche da altre in lingua questo, è che oltre ad essere una scuola di lingue, non solo appunto di inglese, con insegnanti madrelingua, abbiamo non solo di inglese ma anche di tedesco, francese, spagnolo, italiano per stranieri, giapponese, russo, arabo. Oltre a questo ci distingue, cinese, vero Miri? Ci distingue il fatto di essere un centro autorizzato d'esame Cambridge, dell'Università di Cambridge, quindi un centro di un centro di assessment, di valutazione dei livelli, quindi d'esame e valutazione dei livelli che è riconosciuto poi in tutto il mondo e siamo un centro platinum, questa è una cosa che abbiamo sviluppato noi nel nostro nuovo team da quando ecco lavoro insieme alle colleghe all'Inlingua abbiamo deciso di sviluppare questa parte perché abbiamo visto quanto fosse importante dimostrare la propria conoscenza linguistica in maniera che fosse appunto un certificato rilasciato non da chiunque ma l'Università di Cambridge, quindi a dire questo è il tuo livello e noi facciamo più di 3.000 esami di certificazione all'anno, quindi ci è piaciuto, quando siamo nel 2007 ne facevamo 350, adesso la richiesta è così tanto grande, così tanto alta che più di 3.000 esami ogni anno, scuole pubbliche, privati, aziende e poi siamo anche centro Goethe per il tedesco, quindi abbiamo un po' diciamo modificato la natura, vero Miri? Che è la parte bella. Quando io mi sono sentito al telefono con Antonella mi ha detto sì, però vorrei portare con me una persona importante. Sì. Mi ha detto voglio portare Mirella, una persona importante. Non so se vorrà venire, non so se vorrà parlare, però io la vorrei portare. Ho detto guarda, allora facciamo i passettini una alla volta, portare la portiamo e poi dopo vediamo se si trova bene, se insomma diciamo che ce l'abbiamo fatta. Allora Mirella è qui, Mirella Paladini è qui ed è qui come segretaria tra virgolette storica, però sai quando si dà a uno dello storico sembra di agire sull'età, no, siamo giovanissimi naturalmente, però ci abbiamo parecchie cose da raccontare, vero Mirella? Sì, diciamo abbastanza. Soprattutto c'è tutto un prima di Antonella che invece ti appartiene, insomma. Certo. Sì, io iniziando insomma parecchio tempo fa, io vengo un po' dalla macchina da scrivere, cioè, diciamolo proprio. Anch'io. E anche stenografia. Anche stenografia avevo fatto. No, la macchina da scrivere, sì. E quindi diciamo che ho vissuto in prima persona il cambiamento di tutto il modo di lavorare anche. E tra l'altro ricordo, cioè per esempio il Telex, no? Che
Il sì, telex, no, ma è vero, se adesso... qualcuno a casa non sa cos'è, non gli facciamo in tempo adesso a spiegarlo, no. Vado a cercare, cerca su internet, esatto. Cerca telex e così scopre che cos'è. A suo tempo era una, cioè, ah, era una di quelle macchine che uno non è che vedeva, a meno che non lavorasse alle poste, esatto, non aveva modo di vedere, di conoscerla. Poi dopo ho visto anche l'utilizzo di questa cosa. Cosa ci facevate con il telex? Noi inviavamo, perché noi siamo anche ufficio traduzioni, oltre che scuola di lingue, quindi inviavamo i telex all'estero, no? Cioè, quindi c'era questo nastrino, questo lo chiamo nastro, così adesso, in gergo, e bisognava inserirlo nei punti giusti, se no non arrivava bene. Certo. A mo' di telegram, cioè come fosse stato un telegramma, quindi, però per chi non l'aveva vista prima, insomma, è chiaro. So che una volta era moderna. È difficile da pensare. Poi, cioè, adesso c'è un mondo oggi. Che ci ha travolto in maniera così netta che è quasi difficile pensare all'idea che non fosse possibile trasmettere un testo. No? Uno dice, un testo, una volta che uno l'ha scritto, lo manda. Invece non c'era modo. O la busta, no? E lì doveva aspettare un po', oppure per velocizzare c'erano questi strumenti. Certo. Il Minitel, c'era un'altra roba, mi ricordo che c'era una specie di terminalino, c'erano diverse cose il curiose. Il fax, insomma. Anche che adesso sì. No, comunque, il fax, cioè, lo usano solo le compagnie telefoniche quasi... quando devi dare la disdetta, no? Per complicare un po'. Perché così uno non riesce a disdire. Per complicare un po' la quello vita. Che mi stupisce sempre e mi piace pensare proprio questa tradizione. Quando penso che appunto, ne parlo con Mirella, perché io ricordo ancora quando Mirella ha avuto il suo primo colloquio di lavoro, io ero bambina, dietro diciamo alle spalle di mia mamma che parlava con lei, le parlavano per un colloquio di lavoro e ricordo che la tecnologia, l'unica tecnologia, a parte che mi ricordo ancora come era vestita, perché aveva un bellissimo vestito viola, mi aveva colpito perché mi era piaciuto questo colore. E poi io sono affezionatissima a Mirella, perché è come se fossimo cresciute in un certo modo insieme, anche se poi a un certo punto della vita ci siamo staccate fisicamente. E penso, e ogni tanto glielo ricordo, Miri, ti ricordi, non esisteva internet. Oggi cioè per 2 ore manca internet, non campiamo più. Sì. E c'era il telefono, c'era il telex, la macchina. Ma poi vedi, la cosa singolare, io è una riflessione che faccio spesso, è che tutto questo succede nell'arco di un pezzo, neanche di una vita, perché uno dice vabbè una vita, di un pezzo di una vita, no? Io una delle cose recenti che avevo fatto, che mi sembrano recenti, ho partecipato a Indietro Tutta, sono stato a Roma a Indietro Tutta, non c'erano i cellulari, per riuscire a non perdersi in un appuntamento a Roma si lavorava di telefonate alle segreterie e di interrogazione con la macchinetta al messaggio che ti lasciavano in segreteria, e se non ci si presentava un appuntamento, finito, quella giornata era persa, cioè non ci si trovava più. Ecco, e tutto questo è successo invece nell'arco di una vita, diciamo di un po' di anni tutto sommato, dai, non diamoci questa vita lunghissima, ed è strabiliante, no? Infatti è tutto cambiato. La velocità di tutto è cambiata, si è tutto velocizzato, e anche il progresso è importante, quindi anche aggiornarsi. Con il Covid negli ultimi anni, per esempio, da noi il cambiamento grande è stato che la formazione, che necessariamente per noi era sempre considerata in presenza, magari nelle grandi città, Roma, Milano, altre grandi città, le lezioni online, i corsi online, erano già utilizzati per comodità di trasferimento e di trasporto, noi non li utilizzavamo. Grazie al Covid, cioè abbiamo scoperto che possiamo lavorare anche in una maniera diversa, che può avere anche dei vantaggi. Chiaramente continuiamo a credere fortemente nella formazione in presenza e nella maggiore efficacia, però sicuramente è molto utile potersi collegare anche a distanza, ma c'è un continuo bisogno, una continua necessità, anche desiderio, perché Mirella fra non moltissimo andrà in pensione, io non so pensare in lingua senza Mirella, noi stiamo già cercando di capire come faremo, nel senso che la vogliamo sempre con noi, diciamo sempre, verrai sempre con noi, vero? Ma sì, io ci sono, ma certo, esatto. Allora, se passano svelto gli anni, pensa quanto passano svelti i minuti, non ci crederai, ma ne mancano veramente pochi, e allora noi dobbiamo, per forza di cose, entrare e arrivare all'oggi e raccontare dopo questi cambiamenti, magari poi un giorno ci rivediamo anche, perché no, per fare qualche altro racconto, però parliamo di oggi e diciamo oggi che cos'è in lingua. Okay. Ah, tra parentesi, in lingua in via San Francesco, numero
44, via San Francesco 44, non c'è più la sede di via Giolitti, quella a cui molti erano legati, perché c'è questo cartellone che è entrato nell'immaginario di tutti, perché in via Giolitti veramente ci passa il mondo, sì. Non c'è più la sede di via Giolitti, non c'è più, c'è quella in via San Francesco, via San Francesco 44. Ecco, allora, simpatico, perché da molto che la sede di via Giolitti non c'è più, ma ancora qualcuno quando ci chiama dice: siete in via Giolitti? No, siamo sempre stati in via San Francesco per un breve periodo. Ma qualcuno è arrivato proprio lì davanti. Lì davanti, a cercare. Com'è che non siete aperti? Esatto. Sì, veramente sono anni che la sede di via Giolitti non c'è più, abbiamo due sedi, ce n'è una nuovissima in via San Francesco di cui andiamo veramente fieri. E quindi ecco, scuola di lingue ha continuato a esserlo, anzi si è sempre sviluppata, ufficio traduzioni, servizi interpretariati, come detto centro autorizzato ad esame Cambridge e anche test lingua skill, Cambridge test lingua skill, quindi per le aziende oltre che per i privati, e Goethe per il tedesco e cose nuove Bologna in pentola. E soprattutto una fedeltà al metodo. Sì. E il metodo è: quando si varca la soglia si parla in inglese. Se l'inglese anche è la lingua segreteria, anche se uno entra in segreteria, se io arrivo, io domani entro, vengo a trovarti, parlo con Mirella e lei mi risponde in inglese. Io non capisco niente perché purtroppo non sono poi così bravo. Diciamo che il metodo è applicato più che altro in aula, anche perché chi entra potrebbe essere di un'altra nazionalità, potrebbe essere appunto un cinese o un giapponese che vuole imparare un'altra lingua. Quindi segreteria, diciamo che quando gli allievi escono dalle aule con gli insegnanti continuano a parlare solo nella lingua target, che voglio imparare. Con noi possono anche parlare. Sì. Gli insegnanti ci sgridano però. Voi quante ne sapete di lingue? Io 5. Mirella? No, io molte meno. Molte meno, però insomma. Beh, io ho viaggiato molto e quando si viaggia senza le lingue, chiaro, senza l'inglese non si può andare avanti, mai in nessun settore, che sia quello dello studio, che sia quello del lavoro, qualsiasi settore lavorativo, ormai l'inglese è la base fondamentale. Ma sai, lavoravo nel turismo, quindi in Grecia ho imparato anche il greco, spagnolo perché comunque sono andata a fare l'Erasmus in Spagna, francese e il tedesco li ho imparati a scuola al liceo linguistico, quindi quelle sono... La mamma l'italiano me l'ha insegnata. Certo, mi viene in mente uno che mi aveva detto una volta che voleva andare a fare il classico perché così col greco poteva andare in Grecia, dico certo. Che non è propriamente... Una piccola base poteva dargliela, però... Non è proprio la stessa lingua. Il greco moderno è un po' diverso, sono però andiamo al ristorante greco. Affascinato. Allora, facciamo una specie di gioco ed è questo. Io voglio, nonostante l'età e nonostante tutto, provarci. Cosa faccio? La prima cosa, vado sul sito? Esatto. Vado sul sito. Vuoi dire cosa fare sul sito? Allora, la prima cosa, se hai delle basi, è fare il test di valutazione per vedere il livello e seguendo le procedure e le istruzioni che ci sono sul sito, noi lo riceveremo via mail. Il risultato intendo, okay. E poi ti contatteremo per... Ma se io non lo so il livello, prenderci... è meglio che mi tengo basso oppure cosa conviene? Perché l'inglese mi sa che è come lo sci, sono tutti convinti di essere bravi, no? E poi dopo alla prova del 9 invece non gli viene. Cioè ci sono alcuni sport, in realtà non è vero, lo sci, l'inglese, c'è qualcuno che è convinto di saperlo e non lo sa, qualcuno che è convinto di non saperlo per niente invece un po' lo sa, no? Per cui l'autovalutazione a casa è un po' difficile. Beh no, però basta essere sinceri nella domanda okay. Se uno è base oppure no, e quindi le domande sono relative okay. al livello. Comunque ecco, sul sito che è linguapesaro.it, tra l'altro non è impegnativo. Ed è gratuito il test, quindi certo, meglio di così. Comunque il test è adattivo, di conseguenza se tu indichi il livello che la tua autovalutazione, self-assessment, la tua autovalutazione può essere base, elementare, intermedio, avanzato, comunque sia se poi dopo le risposte le dai bene o male, la difficoltà delle domande cambia, quindi tranquillo che puoi dire la verità. Ci dopodiché la mia cultura di base viene da qualche canzone. Ecco, è ottimo, perché sì? La lingua si deve praticare così, si deve praticare con le canzoni, con le persone, che buttandosi anche, cioè lanciandosi, cioè una persona che ti chiede un'informazione. L'importante è non aver paura di sbagliare, perché serve comunicare. Quello mi frega a me. Tant'è vero che, guarda, ti racconto un episodio buffo, poi tra l'altro ci dobbiamo lasciare. Mi è capitato di andare a Londra, dove ovviamente puoi vivere anche senza saperlo benissimo l'inglese, perché è tutto scritto, è tutto ben guidato, no? Uno, secondo me, può stare a Londra tutta la vita senza saperlo più di tanto, seguendo i colori, seguendo sì. 5 parole chiave, no? Però mi è capitato un episodio buffo. Ho avuto un problema su un autobus, sono entrato e non dovevo entrare, insomma l'autista mi ha redarguito e io in quel momento
momento ho trovato un inglese che non sapevo di avere e ho colloquiato con questo autista di autobus, abbiamo, non dico litigato, ma insomma ci siamo scambiati, per cui si vede che nel momento in cui si sblocca quella specie di timore, quella specie di pudore di sbagliare, è qualcosa da dentro esce fuori. È proprio per questo che il metodo funziona, è metodo diretto e globale, perché nel momento in cui sei in aula tu vuoi comunicare, vuoi rispondere all'insegnante, agli altri allievi che ti parlano, quindi non importa come parli, ma cerchi di comunicare, poi sarà l'insegnante chiaramente a insegnarti la lingua corretta e spiegarti perché. D'altra parte il motto di lingua è le lingue si imparano parlando, quindi sì, infatti, sicuramente, sicuramente. Bene, allora noi ci siamo, le cose più o meno, rimescolandole un po' ce le siamo dette, sì. Ma la cosa bella è che ci siamo lasciati un sacco di cose da dirci quando ci rivedremo. Per la prossima volta, bene? Senz'altro. Poi sui social comunque man mano ogni tanto mettiamo degli esercizi, delle belle attività da fare. Per chi vuole anche solo senza, adesso dice non ho tempo di venire a scuola neanche una volta a settimana, perché si possono fare corsi anche solamente una volta a settimana, però ecco, faccio qualche cosina lo stesso sui nostri social, su Facebook, su Instagram, eccetera, si può comunque fare qualcosina. Bene. La prossima volta ti racconteremo altre cose. Dai, benissimo, tornate tutte e due la prossima volta, perché tanto comunque, sì. A parte che qui si può tornare anche dopo la pensione, però prima, così almeno siamo sicuri che ci vediamo presto, va bene? Me lo auguro davvero. Grazie tanto. Grazie a voi, grazie a tutti i telespettatori di Rossini TV per aver seguito questa puntata di Casa Rossini. L'appuntamento è a una prossima puntata, restate sempre con i programmi della nostra emittente.